No, più che altro, essendo un gioco di ruolo, che comunque si fa con diverse persone, è possibile magari incontrare delle persone che rovinano molte volte, diciamo, che ruolano male oppure Stagno. che, diciamo, che non Sì. si comportano come in realtà Sì. dovrebbero. E purtroppo sì. Purtroppo. Ci sono varie sfumature anche in questo caso. Ci sono effettivamente le persone che non sanno scrivere perché fanno sfondoni grammaticali talmente pesanti Sei da avrei. rendere è il minimo da Probabilmente. rendere ciò che è stato scritto, il commento in sé veramente incomprensibile. Ci sono invece persone che semplicemente si comportano male proprio a livello di persona real nei tuoi confronti, ti trattano male, magari ti escludono oppure parlano male alle tue spalle perché, che ne so, ti stai antipatico oppure perché vi conoscevate e secondo quella persona è successa una cosa X e allora automaticamente c'è questa rottura come in qualsiasi rapporto normale nella vita reale e quindi automaticamente può succedere che ci siano asti tra persone. E magari non ci si voglia poi ritrovare in GDR insieme, oppure non si vuole più semplicemente avere a che fare l'uno con l'altro, quindi è normalissimo, è assolutamente normale. Sì, perché poi noi siamo anche una community che ormai gira che ti rigira, cioè, siamo in tanti, per quello, però gira che ti rigira siamo sempre più o meno tra di noi. Quindi può essere che lo screzio tra due persone poi porti a sparlare di quella persona a altre persone, quindi incominciano a formarsi anche odi tra player e non solo tra personaggi. Cioè, tra i personaggi è ben voluto l'odio, perché porta a spunti di trama enormi, ma tra personaggi ti fa vivere semplicemente male il posto. Infatti, molte persone se ne sono andate per questo motivo. Ma scusami una cosa, come tu hai detto, l'odio tra i personaggi è ben voluto, ma se magari quest'odio poi col tempo porta l'odio anche nella vita reale, cioè alla fine tu la persona con cui parli, con cui giochi, non la conosci. No. Nel GDR in generale è molto importante fare distinzione tra real e fake. È una cosa che ormai sta anche nelle regole di ogni gioco di ruolo in cui entri. C'è scritto fai distinzione tra real e fake proprio per andare ad evitare che succedano queste cose. C'è gente che veramente impazzisce da un momento all'altro e magari scambia le due vite? Sì. Sì, magari Cavolo. gente che dice, ah, tu hai fatto fare questa cosa al mio personaggio e, cioè, tu hai fatto questa cosa al mio personaggio, più che altro, e allora io non ti parlo più. Che magari era una cosa coerentissima con il percorso che stai facendo tu con il tuo proprio personaggio o comunque sulla mentalità che magari non ha mai nascosto. Mi viene in mente quando giocavamo a Come? Dabbo, i miei amici sicuramente se lo ricordano, che ci incazzavamo di brutto però, era questo, non so se l'avete mai sentito, Gli sapete cos'è antenati Dabbo? internet Ma ormai. questo hotel, Sì. no? Ok, in cui appunto si potevano comprare le varie cose per la stanza, insomma, no? E ci si insultava di brutto e mi ricordo veramente, io mi arrabbiavo veramente tantissimo. È vero che ero anche piccolo, però mi fa venire in mente questa cosa. E poi un'altra cosa che mi fa venire in mente è che c'era stato un periodo con Half-Life, non so se vi ricordate, c'era stato tutto questo problema, questo scandalo, che proprio le persone. Afterlife, Second Life, Afterlife, Second Life, Second Second Life, Life. ok? Che le persone appunto vivevano proprio una vita parallela, ma dimenticandosi, no, poi di vivere quella reale. Ma secondo me erano sempre notizie ingigantite. Anche secondo me. Cioè, sicuramente qualche personaggio ambiguo c'è nel mondo, ma. Però, C'è ovunque. cioè, capito, no? Se non era quello, era un'altra cosa. Che Comunque, non... anche i media che cercano sempre di demonizzare i giochi online, i videogames. Quindi, ah, non giocare perché diventi violento. Se tu giochi a un gioco violento, poi ucciderai qualcuno. Vabbè, sì, quello è sicuramente un qualcosa di ingigantito. Però Mi viene effettivamente anche. come gioco era un gioco che comunque creava assuefazione. Cioè la gente magari
che aveva problemi. Questa qua comunque non è una notizia, era sono cose che sono realmente successe. Era un gioco che comunque chi aveva problemi nella vita reale si immergeva così tanto che poi non faceva altro. Ma quello è successo non solo in quel gioco, ma anche in World of Warcraft o comunque altri giochi di ruolo di massa online, che comunque Metin, bellissimo, bellissimo. Insomma, mi dissocio da Metin.